Buongiorno a tutte e a tutti. Noi del Gruppo per le Autonomie in questo secondo giro di consultazioni abbiamo ribadito la nostra disponibilità a dialogare con tutte le forze politiche e a collaborare con le forze politiche che dividono con noi i valori europei e la tutela delle minoranze. Abbiamo sottolineato dal Presidente che secondo noi è importante avere che l'Italia abbia un governo italiano che rispetti i contratti internazionali, che divida i valori europei, e abbiamo detto al Presidente che siamo fiduciosi che lui riesca in questo secondo giro delle trattative in qualche modo a tracciare almeno una linea per un governo. Oggi con me è il segretario del partito della Südtiroler Volkspartei, come anche Albert Lagnès dell'Union Valdôtaine. E io adesso darei la parola a Philipp Achammer, segretario della SVP, e poi a Albert Lagnès. Grazie mille, buongiorno anche da parte mia, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Come segretario politico della Südtiroler Volkspartei vorrei sottolineare quello già detto dalla nostra presidente Julia Unterberger. La Südtiroler Volkspartei era ed è sempre disposta come partito in rappresentanza della minoranza tedesca e ladina della provincia di Bolzano di dialogare con tutte quelle forze politiche che si dimostrano disponibili a lavorare per una politica per le minoranze linguistiche, per l'autonomia, e abbiamo sottolineato anche oggi dal Presidente, per noi è indispensabile un valore europeo. Anche questo il Presidente ha ribadito sarà un punto centrale. E a questo punto confidiamo nel Presidente della Repubblica che conferisca l'incarico proprio a forze politiche che possano anche dare un sostegno a questi punti per noi essenziali, direi proprio per la Südtiroler Volkspartei, sono punti e condizioni indispensabili ed essenziali. Ich darf wiederholen, auch in deutscher Sprache, uns war es heute wichtig, gegenüber dem Staatspräsidenten deutlich zu machen, dass die Südtiroler Volkspartei immer, auch in der Vergangenheit, aber auch jetzt, mit jenen politischen Kräften zusammenkommen wird und diskutieren wird, die bereit sind, die Angelegenheiten der Sprachminderheit zu unterstützen, der Autonomie, aber vor allem eine europäische Entwicklung. Und wir vertrauen in die Fähigkeiten des Staatspräsidenten, dass er einen Auftrag erteilen wird, der dem auch gerecht wird. Danke vielmals, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Anche noi abbiamo sottolineato la preoccupazione di questo stallo governativo, perché il Paese ci chiede di affrontare delle problematiche importanti come il mercato del lavoro, la disoccupazione, come la pressione fiscale per le imprese e per le famiglie. Anche noi siamo preoccupati per la questione internazionale riguardante la crisi siriana, questa escalation, e crediamo che il nostro Paese debba avere un governo con piene funzioni per potersi rapportare con tutti i paesi che sono coinvolti in questa delicata fase della politica estera. Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, che io rappresento, abbiamo posto anche al Presidente Mattarella alcune questioni che noi porteremo all'attenzione dell'eventuale Presidente incaricato, che sono in particolare i rapporti finanziari da rivedere tra la Valle d'Aosta e lo Stato, il sostegno pieno e le politiche della montagna, che per noi con l'autonomia speciale sono lo strumento necessario per poter declinare poi le normative europee e nazionali a un territorio così difficile come la Valle d'Aosta, che è 100% montagna. E poi due questioni più istituzionali. Noi abbiamo chiesto, e da anni lo facciamo, di avere il riconoscimento di un collegio per la Valle d'Aosta nell'ambito delle elezioni europee. Noi siamo l'unica regione italiana che ha la quasi certezza di non avere l'eletto in Europa nell'ambito delle elezioni per il Parlamento europeo, e credo che questo sia un aspetto importante. Il secondo,
qualora ci sia la volontà di ripartire con un percorso di riforme costituzionali per modernizzare anche questo Paese dal punto di vista della Costituzione, noi chiederemo, ma credo che questo faccia parte non solo delle richieste della Val d'Aosta, ma delle altre autonomie speciali, l'inserimento del principio della previa intesa tra Stato e Regioni, qualora si voglia poi procedere alla riforma degli statuti speciali di autonomia. Grazie. Scusate, sono... Sì, se avete domande... Luci di Nemo. Allora, noi siamo 8 persone nel nostro gruppo e ovviamente saremmo disposti a collaborare di caso in caso, ma non credo, si dovrebbe parlarne nel gruppo, ma non credo che basterebbe per dare la fiducia a un governo di 5 Stelle e Lega, però una collaborazione su certi temi che dobbiamo condividere, noi siamo sempre disposti e tra l'altro non penso neanche che abbiano bisogno dei nostri voti per fare il governo. Sono prego. Luci di Nemo, siccome, siccome tutti cercano l'accordo ma tutti litigano con tutti, è ipotizzabile anche una guerra tra Valle d'Aosta e Sud Tirolo? No, questa guerra proprio non è ipotizzabile. Noi siamo in perfetta armonia. Grazie. Sì? Male. Buongiorno. Allora, lei sa che noi non possiamo riferire quello che ci ha dato il Presidente, ma... non ci vuole tanta fantasia per pensare che ovviamente sarà anche preoccupato per questa escalation e per come reagiscono le forze politiche in Italia. Ma... Mm. Grazie. Grazie. Grazie, buon lavoro.